Questi lucchetti rappresentano un'epoca che finisce, un simbolo di una città che pare lanciata verso il tramonto. La storia mondana e culturale del territorio è passata negli ultimi 40 anni da qui, dalle finali nazionali di Miss Italia negli anni 70, agli show dei maggiori cantanti ed attori del momento, dai congressi culturali e scientifici a livello internazionale ai congressi politici di tanti gruppi e partiti, e cerimonie, matrimoni e quant'altro. Il 501 ha chiuso, almeno per il momento, i battenti, e i 40 lavoratori sono stati mandati a casa per decisione della curatela fallimentare, e questa mattina sono stati apposti i sigilli alla struttura alberghiera finita al centro di una battaglia giudiziaria dai risvolti non del tutto chiari. Una situazione, questa, che finisce col complicare l'acquisto definitivo del complesso turistico alberghiero da parte della società F94, che ha comprato all'asta un complesso attivo e non chiuso, versando un acconto di 266.000 euro pari al 10% del valore totale. Una scelta, quella della curatela, che potrebbe a questo punto indurre il nuovo acquirente a non versare il saldo per l'aggiudicazione definitiva del 501 Hotel. Parte dei beni all'interno dell'albergo sono stati infatti spostati altrove su ordine della stessa curatela, mentre in queste settimane sono state disdette le prenotazioni per eventi, cerimonie e matrimoni, dirottati su altre strutture ricettive. Persino il contratto con l'esercito italiano, 65.000 euro all'anno per alloggio dei militari, è venuto meno con il loro trasferimento ad altra struttura. A gestire il 501 in questi ultimi 2 anni, dopo il fallimento della società della famiglia Mancini, proprietaria storica, è stata la Italian Trade SRL, composta da avvocati e imprenditori vibonesi, che si era aggiudicata l'asta provvisoria per l'acquisto nel dicembre 2016, non arrivando tuttavia a saldare l'acconto. Pertanto il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta della rimessione in termini per il versamento del saldo del prezzo, dichiarando la società decaduta dall'aggiudicazione. A quel punto è subentrata l'offerta della F94, la società che fa capo alla famiglia Trimboli, che ha versato il 10% per l'acquisizione di un'attività aperta e funzionante, ma ora la curatela ha proceduto a chiudere i locali, chiudendo di fatto un'epoca gloriosa per la struttura alberghiera finita in disgrazia.